Ciao Alessandra, come Eccoci. stai? Benissimo, Mi vuoi un po'? benissimo, Mi vuoi un po' raccontare? Perché veramente. già mi raccontavi che hai pianto di gioia, che ti senti super leggera. Ma sì, ma te l'ho detto, questa sensazione di pulizia interna. Cioè, se tu dovessi chiedermi che cosa vedi, vedo le mie mani che ripuliscono all'interno questo contenitore per fare spazio a quella che io chiamo la mia bambina interiore, che era lì, poverina, e quindi, essendomi ricordata di lei e sentendola, facendo questa pulizia, lei viene fuori, è una cosa all'unisono, cioè te la senti, lei ti sente, è come se io sono due, non sono... Oh, scusa, non sono da sola. Io sono due Alessandre, quella che è dentro di me, e quella che è fuori e che si aiutano a vicenda in questo momento. Come ti ho già detto, non mi sento mai sola. Io non mi sento mai sola. È una sensazione che tu lo sai perché sai da dove sono partita. Vuoi Io non dirlo mi che sento. così chi magari non ti conosce può comprendere un po' da dove sei partita quando sei arrivata da me la prima volta? Sì, sono arrivata da te e non saprei descrivermi perché in realtà dentro avevo tanta fiducia, ma ovviamente ero uno straccio. Cioè, ero una persona assolutamente delusa dalla vita. È una frase strana, però mi sentivo proprio impotente. Non mi sentivo. Non sentivo il mio posto nel mondo, non mi sentivo adeguata, ero in preda alle ansie, ero in preda ad una paura costante. Io vivevo nella paura costante, cioè siamo qui, oggi è il 13 di febbraio e come ti dicevo non riuscivo a dormire perché visualizzando la mia vita che si materializza. Ma questa è solo una parte, la mia adrenalina è adrenalina pura, semplice, che viene da quello che mi sta insegnando te. Non riuscivi a dormire in maniera positiva o negativa? Perché tante volte se non si riesce a dormire sembra una cosa negativa, no? Ovviamente lo specifico, perché se una delle mie linee guida è visualizzo la mia vita ed essa si materializza. Visualizzando l'adrenalina non è solo positiva, è una gioia continua perché vedi quello che tu vuoi che si materializzi e quindi chiunque sarebbe gioioso. Cioè, io non riuscivo ad addormentarmi perché non riuscivo a smettere di visualizzare i miei sogni, quello che io mi immagino di essere, quello che io voglio essere, quello che so che posso diventare. Com'è cambiata nel concreto la tua vita? Guarda, nel concreto è cambiata, è quasi semplicistico il fatto che è cambiata in modo talmente semplice, in positivo, che io stessa ogni tanto mi dico, ma com'è possibile? È Perché quello che si dicono. davvero. Infatti, le persone non credono che il percorso sia così efficace perché dicono: ma è possibile che in un mese cambi così tanto? Sì, perché andiamo a eliminare tutto quello che ti blocca. Quindi, nel momento in cui ti sblocchi, succede proprio la rivoluzione in maniera positiva. Sì, è la cosa fantastica, mettiamola così, che da una parte insomma dà un po' noia, perché comunque noi passiamo, io parlo per me, ok? Io ho passato gli ultimi 3 anni e mezzo della mia vita costruendomi un mondo fatto di incoerenze e di paure. Ed è stato molto, molto difficile. Nonostante questo, tu ci stai. E tutto l'ammasso che poi ti si crea. E quando ti alzi poi con la mattina in cui dici ok, no, è arrivata l'ora di capire che questo meccanismo deve finire, incredibilmente, ripeto, non, sicuramente c'è la mano dell'universo perché è una cosa che non si può spiegare a parole, perché quando tu decidi di intraprendere un cammino di rinascita,
e ti affidi, io in questo caso mi sono affidata a te e non posso fare altro che ringraziarti, siamo ancora a metà del percorso. Il mondo ti risponde, la vita ti risponde Esatto. e si creano delle sinergie che ti dici: no, ma com'è possibile questa, com'è possibile che questa cosa sia realizzata? No, ma no. E in quel Esatto. momento tutte le tue credenze negative perdono potere. E lì A vivere. inizia a piangere di gioia perché Sì, vai, un'altra. inizia a piangere di gioia. Esatto. No, non c'è alternativa perché ti rendi Esatto. conto che sta avvenendo il cambiamento. Sta avvenendo il cambiamento in maniera semplice. È questa la cosa sbalorditiva che io vorrei veramente che tutte le donne comprendessero, perché pensiamo di dover fare anni di terapia, pensiamo di dover passare attraverso delle situazioni dolorosissime e in realtà non serve niente di tutto questo. Basta. Guarda, Anna Laura, io faccio una confessione pubblica. Io sono una persona che va anche in analisi da un anno e mezzo, non mi vergogno a dirlo perché anzi è comunque una cosa che fa bene. Ma io in un anno e mezzo non ho fatto niente di quello che ho fatto con te in un mese. Scusate se qualcuno sta sentendo, non c'è paragone. Perché tu rendi il percorso talmente semplice e talmente che poi quando io penso dico Madonna, però spendo un sacco di soldi per andare in analisi e in un anno e mezzo sì, mi ha aiutato per tante cose, ma quanto sei efficace te, ti garantisco che un anno di terapia no, no. Guarda, lo dico, Grazie. ripeto, ho esperienza in campo, io come dico faccio il tagliando molto Ecco, spesso. grazie. La cosa che veramente più mi gratifica è poi vedere veramente i vostri occhi pieni di quella luce che è la luce che voi avete dentro e che prima si era spenta. E quindi ogni volta poi arriviamo al momento in cui piangiamo insieme di queste lacrime di gioia, perché far sgorgare di nuovo la luce delle donne è qualcosa che il mondo sta aspettando, perché noi abbiamo veramente qualcosa da donare ed è solo quando ci riappropriamo del nostro potere, della nostra luce, che possiamo fare veramente la differenza in questo mondo e che possiamo dare il nostro contributo. E sono veramente contenta, tra l'altro, che tu ti sia affidata a me, nonostante, sai, le resistenze iniziali per la parte economica e tutto quanto, perché adesso non solo hai abbandonato delle paure, ma ti stai mettendo in gioco in tanti ambiti e anche nella parte artistica, dove avevi una paura pazzesca di metterti in gioco, invece il mondo sta aspettando di vederti sul palco. È un richiamo naturale e so che ora so che posso, che posso raggiungerlo e posso arrivare a esibirmi davanti alle persone con la consapevolezza di fare ciò che mi piace senza subire il giudizio degli altri, dicendo la verità. Cioè, essendo me stessa, capito? Perché non posso essere nessun altro se non io. Non voglio essere nessun altro se non io. Basta cercare quello che siamo in altre persone, in altre situazioni. No. Sì. Questa è la promessa che mi sono fatta per tutta la vita. Sì, e piano piano stiamo costruendo, passo dopo passo, stiamo non costruendo, stiamo proprio togliendo tutto quello che ti limitava e che ti eri messa come maschera per sembrare un'altra persona, che però ti dava fatica, mancanza di energia, paure. Togliendo Tutto. tutto questo, esce semplicemente Alessandra. Ed è meraviglioso. Ed è Sì, meraviglioso. io mi sento bene, io mi sento proprio bene, mi sento veramente bene. Sono contenta di essere io, mi sento coerente, mi sento in linea con, non lo so, io penso che forse tutti abbiamo provato nella nostra vita. Io in questo momento mi sento proprio felice di essere me stessa, orgogliosa di essere me stessa. E questo è un grande passo, questo è un grande passo perché
tantissime persone che fanno fatica ad accettarsi, ad amarsi e ad avere fiducia nelle loro capacità. E invece è proprio solo una costruzione mentale che ci siamo fatte e che ci limita. Quando togliamo invece i nostri limiti mentali, lì davvero possiamo vedere che possiamo volare. Sì, assolutamente. Io già, ripeto, per me adesso sto vivendo delle vittorie, dei traguardi immensi. E so che non sono niente in confronto a quello che so che posso realizzare. E quindi dico, mamma mia, Dio, mi sento bene così ora, cioè, e Esatto. me la... Cioè, sono grata a me stessa perché ho avuto il coraggio di dire la verità. A me stessa. Grazie veramente di cuore per questa tua ispirante testimonianza, veramente. Ti auguro di poter portare la tua luce sempre di più nel mondo e che tu possa ispirare tante altre donne. Lo spero anch'io perché sicuramente ispirando altre persone cresce ancora di più questa consapevolezza e come hai detto te, c'è bisogno in questo mondo di questo, c'è bisogno di supportarsi e di trovare il coraggio, come dici te, Sì. di aiutare anche gli altri, perché aiutando noi stessi poi aiutiamo anche gli altri. Esattamente. Così. Grazie mille di cuore, Alessandra. Grazie a te. Grazie.